Amici appassionati di basket, un buon pomeriggio dalla Pala Padua di Ragusa, dove oggi vanno in scena i quarti di finale delle finali nazionali Under 19 d'eccellenza, che domenica, sempre qui nell'impianto di Via Zama, porteranno all'assegnazione del tricolore di categoria. Un buon pomeriggio da Michele Farinaccio, che accanto a coach Antonio Brugaletta racconterà questa partita. Buon pomeriggio Antonio. Buon pomeriggio a te Michele. E allora, di fronte Varese e Stella Azzurra, la vincente di questo quarto di finale se la vedrà domani con Bassano, che oggi ha vinto il suo incontro di giornata. Antonio, tu hai visto entrambe le squadre durante questi giorni, allora che partita ti aspetti? Io mi aspetto una bella partita, anche se tanti dicono che la partita è chiusa, perché abbiamo da una parte il talento e lo strapotere fisico della Stella Azzurra contro l'organizzazione e l'imprevedibilità di Varese, e sicuramente mi aspetto delle belle giocate. Da un punto di vista fisico tutti i mismatch sono a favore della Stella Azzurra, però bisogna vedere anche come se la giocheranno quelli di Varese con la velocità e, appunto, come dicevo prima, con l'imprevedibilità. Menaleo qui il primo fallo ad opera di Virginia, allora rimessa in zona d'attacco per Varese con Librizzi in cabina di regia, prova a buttarsi dentro, poi va con lo scarico per Virginio, stoppata di Nzie, e poi la transizione da parte della Stella Azzurra che va a sbagliare sotto canestro. In questo caso, anche in questo caso, appunto, buona la difesa di Varese. Dall'altra parte la tripla che prende il palo del tabellone e la transizione da parte della Stella Azzurra finalizzata da Pugliatti. Sì, uno contro uno subito le difese. Varese adesso in questo momento possiamo vedere che le brizze contro Nzie, solo che Nzie è, nonostante i 2,13 metri, ha piedi rapidissimi e può tenere l'uno contro uno, scelta molto particolare di coach D'Arcangeli. Invece la Stella Azzurra, quando può correre, corre velocemente, guidata da Visentin, che è grande playmaker e che riesce a innescare benissimo Pugliatti e Innocenti, che per ora stanno giocando benissimo. Attacca Varese con Librizzi in panchina, ancora una delle stelline certamente di Varese, ovvero Zao, colui che porta il numero 44. Virginia adesso in possesso di palla per Librizzi, prova a buttarsi dentro, poi trova lo scarico per Bogunovic, l'ha consegnato per Virginio, palleggio, arresto, tiro, conclusione sbagliata, poi appoggia al vetro, trova i due punti del due pari. Chiara la scelta in difesa della Stella Azzurra, si cambia su ogni movimento, non importa gli accoppiamenti, perché tanto appena la palla torna in centro si gioca uno contro uno contro Nzie per armare Filippovic e Zao. Vediamo se questa scelta renderà. Librizzi, palleggio, arresto, tiro, subisce fallo, ci saranno due tiri liberi per lui. E allora, primo viaggio in lunetta per il ragazzo col numero 45 in maglia rossa. Origini siciliane, tra l'altro, per Librizzi. Sono curioso di vedere Virginio, che in queste partite sta avendo una resa da 23 punti di media e 10 rimbalzi, come si troverà fisicamente contro comunque giocatori che gli metteranno sempre un corpo addosso per evitare di permettergli di fare il pick and pop che ha punito tantissime squadre. La palla per Innocenti. Si avvicina a canestro, poi la conclusione da due punti, va a mettere il canestro Innocenti. Innocenti è andato in post basso contro Filipovic per provare a sfruttare il fisico, ci è riuscito, anche perché Filipovic gli ha dato la mano forte verso il centro, dove gli ha reso tutto molto più facile. Cuttini
perde per un attimo la maniglia, poi prova a buttarsi dentro, si avvicina al canestro, tenta di attaccare il ferro, la conclusione non va, Visintin è già dall'altra parte, lo scarico per la conclusione a segno da parte della Stella Azzurri, allora il punteggio che va sul 3-8. Pugliatti e Innocenti hanno una grandissima capacità di poter avere diverse soluzioni in arresto e tiro, tiro piazzato, e riescono sempre a trovare la giusta soluzione sulla base della lettura. Adesso abbiamo visto Pugliatti che ha fatto nella prima partita, ha fatto penso 10 punti solo nel arresto e tiro. Innocenti fino in fondo, si lotta a rimbalzo, ne esce bene la Stella Azzurra, ancora con Visintin non trova il canestro. Poi c'è il fallo subito da Menaleo e allora tiri liberi, primi tiri liberi anche per la formazione di coach D'Arcangeli. Due rimbalzi in attacco consecutivi per la Stella Azzurra. Allora un conto è quando la palla è in alto e allora lì devi fare il taglia fuori preventivo, devi andare incontro all'avversario e tagliarlo fuori. Il problema è che qui la palla era bassa e nonostante questo sia Menalo, Kenzie hanno preso il rimbalzo. Non puoi concedere alla Stella Azzurra più di un tiro ad azione, altrimenti o fanno canestro o prendono due tiri liberi. Primo libero non va. Menalo, buono il secondo. Librizzi sul punteggio di 3-9. Palla per Cuttini. Poi si va con Frangos, ancora Librizzi. Lo scarico fuori per Virginio, non trova spazio Virginio, spara la tripla comunque anche perché stavano scadendo i 24 secondi, la conclusione 6-75 non va, dall'altra parte Visintin che va a subire il fallo, viaggio in lunetta anche per il playmaker della Stella Azzurra. In attacco adesso Varese ha scelto di utilizzare il meno possibile i blocchi per evitare i blocchi sulla palla, per evitare il cambio sistematico e lavorare senza palla in modo da poter lavorare in backdoor e sulla negazione del primo passaggio poter avere l'aria libera. Il problema è che comunque alla fine sullo scarico di Librizzi Virginio si è trovato sempre il solito corpo addosso di lui. Poi sul e tu l'avevi detto, fra l'altro volevi vedere Virginio, esatto, contro qualcuno gli mette addosso un corpo. E adesso invece poi il problema qual è? Appena prende palla Visintin fa tutto il campo, non lo bloccano subito, se prende velocità riesce a concludere o a servire un buon assist. 0-2 per Visintin, ma arriva Anzie al rimbalzo in attacco, va a mettere i due punti, allora forbice che si allarga, 3 per chi attacca, 11 per chi difende. Virginio da 3 punti non trova la tripla e allora Stella Azzurra che può continuare ad aumentare nel punteggio. Visintin appoggia al vetro, chiama timeout, Bizzozzi ci deve parlare su, noi ci fermiamo per il mini spot. Torniamo in campo, intanto la settimana prossima le finali nazionali si prendono una pausa, non il palinsesto del canale Twitch Italbasket, talk, approfondimenti e soprattutto con la nazionale femminile che dal 17 al 19 giugno sarà impegnata nel torneo Città di Cività del Friuli. La squadra di coach Lino Lardo affronta la Slovenia il 17 giugno alle ore 19, la Spagna il 19 giugno sempre alle 7 di sera, il 18 la sfida tra le slovene e le iberiche. Tutto in diretta streaming sul canale Twitch Italbasket.
vediamo come esce Barese da questo time out. L'ultima azione, classica azione di Virginio con pick and pop e tiro da tre, però sempre la sua testa, questa volta a Menalo che ha la sua stessa altezza, perciò la mano la mette anche lui bella alta. Librizzi a chiamare lo schema d'attacco, la palla ancora per il playmaker di origini siciliane, mano sinistra, poi va alla conclusione, buoni i due punti messi dentro da Librizzi, e Zao ancora non si è visto per Barese. Sì, il coach Bizzazzi ha chiesto di attaccare Visentin uno contro uno con Librizzi, hanno fatto due passaggi di trasferimento, dopodiché hanno attaccato in uno contro uno a Visentin. La conclusione sbagliata da parte del numero 9 Pugliatti, che porta il possesso. In effetti, a Varese. Giustamente detto tu, Zao è entrato. Il problema è che ha trovato subito un po' di opposizione. Adesso vediamo quando rientrerà, vediamo come se riuscirà a far valere un po' la sua imprevedibilità, la sua capacità di attaccare e di creare qualche punto dal nulla. 4:54 al termine del primo quarto, 5:13 il punteggio in favore della Stella Azzurra, due falli di squadra per parte. Librizzi va a superare la linea di metà campo, va a servire poi Filipovic, il pick and roll con Virginio, la palla che arriva ancora a Librizzi, prova l'azione personale, Librizzi non trova il canestro, va allo scarico per la tripla che non prende neanche il ferro, Innocenti per la transizione della Stella Azzurra, finalizzata benissimo da Pugliatti, e qui insomma in queste prime fasi non c'è partita, Antonio. Ottima lettura di Pugliatti, che ha visto che c'era lo spazio sotto canestro, prima si era fermato in angolo per rispettare le spaziature del contropiede e poi ha visto l'area libera e si è buttato dentro. Cuttini, la palla in angolo per la tripla che non va, e allora ancora Stella Azzurra in attacco con Innocenti. Si va a cercare Nzie sotto canestro, ma il passaggio era molto, diciamo così, fantasioso, per così dire. Pretenzioso. Pretenzioso assolutamente. Nel frattempo Cuttini va a mettere il canestro del punto numero 8, sono 15 invece quelli della Stella Azzurra che adesso è in attacco con Nzie. La contesa con Virginio e la freccia che indica Varese. Beh, 2:13 è partito come una guardia uno contro uno. Il problema è che Virginio l'aspettava con le manine già a cucchiaietta per farsi depositare il pallone. È stato bravo anche lui ad aspettarlo sapendo già quello che stava per fare. Adesso speriamo che Varese incominci a velocizzare un po' i movimenti. Fa due passaggi, fa un po' di movimento, ma poi essendo comunque trovando una grossa opposizione da parte della Stella Azzurra, è più difficile ogni volta andare sempre dentro con facilità. Adesso Filipovic ha dovuto forzare un po' sul secondo tiro, è riuscito a segnare. Sì, buono il lavoro di Filipovic che è andato a prendere il suo stesso rimbalzo. Dall'altra parte va a sbagliare la Stella Azzurra, allora può tornare in scia Varese, che adesso attacca con Cuttini, il pallone per Virginio, la palla ancora per Cuttini che prova ad attaccare il ferro, poi perde la maniglia. Stella Azzurra che può tornare in attacco a grande, la layup che porta il punto numero 17 alla formazione di coach D'Arcangeli, finalizzato da Menalo. Sì, sono stati, ogni volta che prende palla la Stella Azzurra è capace di andare con 5 giocatori in contropiede, naturalmente se hanno la possibilità di andare dal lato debole, alzare la palla per una schiena, per una layup è la cosa più semplice che ci sia, anche più spettacolare. Dall'altra parte, come hai visto adesso, Virginio si è trovato in contropiede e sotto canestro ha trovato Nzaie, Menalo e Innocenti, e tutte e tre con le braccia che arrivano a 2:80 m, perciò comunque sempre ogni tiro è in camel trophy.
1-2 intanto per Virginio, porta a 6 le lunghezze di svantaggio per la propria squadra. Adesso Stella Azzurra in attacco con Anzia, il pallone per Innocenti, ancora poi per linee esterne, si passa da Menalo, si arriva ancora a Anzia, prova il fallo qui Pugliatti. Sì, adesso un po' di attacco statico per la Stella Azzurra. Palla dentro a Menalo, che ha capito che comunque l'uno contro uno ancora non è magari uno dei suoi punti di forza. Ha dato la palla di nuovo fuori sul lato forte a Pugliatti, che però è bravo a partire in palleggio e a prendere questo fallo. Innocenti si butta dentro, appoggia al vetro, va a mettere i due punti del nuovo più 8 Stella Azzurra. A proposito di partire in palleggio forte, Innocenti, sto bravissimo. Librizzi, va Librizzi, trova il varco, buon canestro da parte del playmaker col numero 45, 13-19, partita ancora in equilibrio e assolutamente godibile. Innocenti se la vede con Filipovic, va Innocenti, perde per un attimo la maniglia, poi la ritrova, si passa ancora da linee esterne per Menalo, c'è la fischiata arbitrale a sanzionare un fallo in attacco ad opera della Stella Azzurra. 3 secondi? Forse sì, perché non mi è sembrato di vedere il... No, neanche i falli in effetti, sì, forse no. Sì, sì. Sicuramente sono state infrazioni di 3 secondi. Ero distratto. Sì, adesso, infrazione di 3 secondi. Perché i falli di squadra sono rimasti tali. Sì. Adesso Varese ha cominciato ad aumentare i contatti. Naturalmente fare una partita di contatti contro di loro sarà dura, però si sa, domani ti stai giocando la semifinale, perciò qualsiasi cosa devi buttare in campo dentro ora, anche se ieri sei venuto da un supplementare. Filipovic intanto va a sbagliare la conclusione e allora può ripartire la Stella Azzurra con grande conclusione da parte di Salvioni. Sì, sul recupero della palla già c'erano 3 giocatori della Stella oltre a metà campo difensivo. Librizzi, va Librizzi, grande attacco al ferro, appoggia al vetro, questa è una bella azione. Questa è un'azione da campetto dove tu che cresci contro quelli più alti, finti, sai che benissimo ti vorranno stoppare e salteranno anche se non hanno bisogno di saltare, e passo d'incrocio molto old style e 2 punti. Attacca adesso la Stella Azzurra con Pugliatti che trova lo scarico per Innocenti, la conclusione da 3 punti non va, ma c'è l'extra possesso ancora per la formazione di D'Arcangeli. Pugliatti, la palla in angolo per la conclusione che non va, tap out che però consente alla Stella Azzurra di tornare in possesso solo per un attimo, però perché poi ritrovano il pallone gli uomini di Bizzozzi che adesso manovrano quest'ultimo pallone del quarto, mancano 10 secondi con Librizzi. Librizzi cerca di andare fino in fondo, poi cercano uno scarico che non c'è, 1 secondo, ci prova Innocenti, non trova il canestro, noi ci sentiamo all'inizio del secondo quarto. Siamo italiani, facciamoci sentire, è il nostro europeo, bring the noise. Don't stay home, go to Eurobasket, bring the noise. Vi aspettiamo al foro, mi raccomando, bring the noise.
Secondo quarto di gioco qui al Pala Padua di Ragusa, siamo sul 15-21 in favore della Stella Azzurra. Intanto ha fatto il suo ingresso Zao, ne avevamo parlato prima, Antonio, sì, perché sì, proprio non era entrato. Ero convinto che sia fosse entrato e subito messo in panchina per qualsiasi motivo, invece in realtà devo chiedere scusa. Almeno dal supporto delle statistiche che ci è arrivato, risulta così. Intanto segna, anzi continua a segnare Menalo. La Stella Azzurra con Menalo. Zao. Prima azione, subito l'idea è dare la palla sotto per cercare di sfruttare lo strapotere fisico. Il primo andare in contropiede è Menalo. Conclusione da tre punti sbagliato, il tap out che poi alla fine favorisce Varese. Varese adesso in attacco, ha impostato il gioco sull'uno contro uno per provare a fare per battere l'uomo e scaricare. Il problema è che uno è difficile battere l'uomo e poi anche scaricare con queste braccia così lunghe non è facile. Virginio prova ad attaccare il ferro, si avvicina al canestro, poi perde il pallone, ultimo tocco è il suo. Virginio adesso sta un po' snaturando anche sul gioco perché preferisce evitare i contatti, però ha capito che però forse si sta intersordendo un po' troppo, Antonio. Sì, però deve farlo per forza, perché se non prende lui l'iniziativa è quello che è un po' il leader della squadra da un punto di vista offensivo, da un punto di vista di punti, deve per forza prendere qualche iniziativa. Non gli consentono il tiro da tre e allora deve provare a cambiare anche il suo modo di giocare per cominciare a incidere. Salvioni intanto porta nuovamente le lunghezze di distanza sul più 10, 15, 25. Zao va ad attaccare il ferro, Zao non trova il canestro, cerca di parlare con l'arbitro perché chiedeva un fallo. Innocenti va ad appoggiare al vetro, non trova il canestro, la transizione di Varese con il numero 32, Buongiovanni, ancora Buongiovanni, Zao in posizione di guardia adesso. Attacca adesso qui Cuttini, lo fa molto bene perché batte il suo difensore, va a realizzare e a mettere i due punti. C'è il fallo qui dello stesso Buongiovanni. Sì, l'ordine della scuderia è dare la palla sotto per sfruttare la maggiore forza fisica e per ora ogni azione un pallone sotto, ogni azione. Hanno fatto i quattro punti, sono venuti tutti dentro l'area. Adesso è entrato Maglietti, il nostro pitbull preferito, il mio pitbull preferito. Adesso vedremo tanta intensità in difesa. Eccolo in possesso di palla Maglietti. Poi il pallone per la conclusione vincente da parte di Menalo. E allora se la vede Zao con il pitbull preferito da Antonio Brugaletta. Adesso cambio di marcatura, va Zao ancora a cercare e trovare lo scarico per Virginio che cerca di battere Menalo, appoggia al vetro, grande bravo, azione bravo. Di Virginio. Sì, bravo. Adesso sta cominciando a giocare deciso, deve dare qualcosina in più però in difesa perché lì la sua altezza serve molto perché deve contrastare adesso, però se Varese non si accoppia in difesa non va bene perché sì. Comunque sta lasciando quelli più pericolosi da soli sotto canestro, non è proprio consigliatissimo. Attacca ancora sulla meno 10 Varese, pick and roll con Virginio, la tripla di Zao che va sul primo ferro e allora supera la linea di metà campo Maglietti, il pallone per Menalo che cerca e trova lo scarico fuori, poi avvicinamento a canestro da parte di Fresno, la riparte Varese col suo numero 8 Frangos, non c'è fallo, c'è adesso invece sì su Virginio. Un'altra faccia Virginio rispetto all'inizio del quarto, sta facendo tanto. Ecco, ripeto, per completare l'opera dovrebbe essere più presente anche in fase difensiva, però adesso c'è stata l'azione dove che Salvioni contro Zao, penso che siano 28 più 30 che sono i chili e i centimetri di differenza che a favore di Salvioni, diventa un po' improponibile.
disponibile anche a difendere in mezzo all'area. Rientra in campo intanto Filipovic tra le fila di Varese. Coach Bizzozzi non ha ancora utilizzato il doppio play, ovvero Librizzi e Zao insieme, cosa che gli abbiamo anche visto fare in diverse partite. La domanda difficile che ti faccio, Antonio, è perché? Perché per una questione fisica, perché in questo momento quando Zao è entrato, adesso Librizzi è su Fresno e comunque anche con Fresno soffre tanto da un punto di vista fisico di centimetri. Se tu devi concedere anche questi mismatch come esterni, allora diventa anche più difficile alzare l'intensità e difendere. Adesso sta giocando però con le tre guardie, Filipovic, Zao e Librizzi, sì, che sono quelle titolari. Grande la stoppata qui di Virginio su Maglietti, poi si prende il fallo nella corsa in transizione verso il ferro. Virginio, e l'avevi detto, a un'altra faccia. Maglietti che lo facesse tirare non era quotato, perché era impossibile che tirasse. Adesso infatti questo fallo è stato considerato antisportivo, però non ti regala niente. Comunque volevo dire, 15 minuti, 16 minuti dall'inizio della partita, ancora solo più 8 per la Stella Azzurra, che teoricamente doveva fare fettine di Varese con una certa facilità. Ma diamo merito a Varese, che in questo momento non sta mollando. 0 su 2 intanto per Virginio, anche se l'abbiamo detto, Varese con quei tre ragazzi terribili può essere comunque squadra che può dare fastidio a quasi tutte quelle che ci stanno partecipando in questa finale. Se riescono a innescare il pene trascarica, riescono a fare tanti. Ecco, benissimo, ecco, ottimo il lavoro. Poi devono fare anche canestro. E quello è un altro problema grosso in questo sport, serve. Sì, sì. Palla in angolo, palleggio, arresto, tiro, conclusione è corta. Poi si va dall'altra parte con Pugliatti, che va a servire benissimo Salvioni. Questa è stata una stoppata di esperienza, diciamo, perché Bongiovanni dovrebbe essere capitano, è anche quello più grande di tutti. Filipovic cerca di battere Maglietti, va Filipovic a mettere i due punti, 23-29, partita che resta in assoluto equilibrio. Pugliatti va a rubare palla qui, Zao, contropiede, canestro, 25-29, chiama timeout d'Arcangeli, mini spot per noi. Si ritorna in campo per questi ultimi 5 minuti al termine del secondo quarto di gioco. Varese che si è riavvicinata, Antonio, ha trovato delle contromisure importanti per appunto rosicchiare qualcosa. Sì, ha messo dentro i tre esterni titolari, Zao Filipovic e Librizzi, sta ricevendo, devo dire la verità, sta ricevendo più dalla difesa di questi tre che dall'attacco, perché
questa è la bravura anche di questi ragazzi, questa, la maturità di dire va bene, in attacco non ci concedono troppo, allora mettiamola noi, anche noi ci ammazziamo in difesa e dimostriamoli che possiamo tenerli. Adesso l'esperimento Maglietti è durato poco, è dovuto rientrare innocenti, anche Coce d'Arcangeli sopra di 4, ha bisogno di avere il suo miglior quintetto, infatti l'unico fuori dal quintetto è Menalo, per il resto tutto il quintetto titolare, perché comunque ha capito che la squadra ha bisogno di certezze. Adesso vediamo se torneranno a giocare dentro la palla, perché è il punto più debole che ha in questo momento Varese. Anche i tiri liberi non sono fortissimi in questo caso, perché adesso c'è stato l'1 su 2, ma poc'anzi c'era stato lo 0 su 2 di Virginia. Ma purtroppo sai, stanchezza e l'importanza della partita fanno tanto. Visintin, ottimo l'assist per Salvioni, si fa sentire subito la mano del play titolare della Stella Azzurra dall'altra parte. Adesso è anche uscito Virginio, perciò comunque Varese ha anche centimetri in meno, ha solo Bogunovic dentro l'area e poi per il resto sono tutti a banda bassotti. Tripla sbagliata da parte di Varese, Visintin che attacca per la Stella Azzurra. Palla in angolo, non riescono a controllare i ragazzi di D'Arcangeli, allora il possesso che sul 26 a 31 torna ai ragazzi in maglia rossa. Vediamo adesso come libera l'aria Varese, libera l'aria per giocare uno contro uno e per mettere i tiri da sotto senza l'aiuto. Come vedi adesso l'aria è completamente libera. Eh sì. Bogunovic. Pallone per la tripla sbagliata, parte Innocenti, pallone per Visintin, Innocenti finta la tripla, ancora Innocenti in mezzo all'area, gran canestro di Innocenti. Adesso è stato un canestro di talento ma non costruito, perché comunque Visintin ha perso l'attimo per andare a passare la palla a Gusei in contropiede. Adesso ripartono loro in contropiede, vediamo cosa succede. Sì, poteva lavorare meglio qui Bogunovic sul buon assist di Zao, ma hanno lavorato altrettanto bene i lunghi della Stella Azzurra per contrastarlo. Qui canestro per Fresno. C'è time out, noi andiamo col mini spot. Siamo italiani, facciamoci sentire, e il nostro europeo. Bring the noise. Don't stay home, go to Eurobasket. Bring the noise. Vi aspettiamo al foro, mi raccomando, bring the noise. Tornata sul più 9, la Stella Azzurra, 26 sono i punti di Varese, 35 quelli della Stella Azzurra. L'ingresso in campo del playmaker titolare Visintin, Antonio, sicuramente ha dato, no, quella marcia in più nuovamente agli uomini, ai ragazzi di D'Arcangeli. Sì, sicuramente mette più ordine, fa le scelte giuste, ha giocato meglio sul pick and roll, ha letto meglio certe situazioni, di conseguenza la squadra è anche più sicura. Poi il 90% dei tiri stanno facendo da dentro l'area, l'area dei 3 secondi e dei 3 punti, per avere maggiore percentuale, anche perché prendono anche tanti rimbalzi in attacco. Zao qui va a sbagliare la conclusione dai 6.75, attacca in transizione Innocenti, subisce il fallo
È il secondo fallo di squadra di Varese, semplice rimessa da laterale. Credo che Varese debba spendere qualche fallo in più a metà campo per fermare questo contropiede se vuole rimanere attaccata, perché se adesso loro continuano ad andare dentro su ogni rimbalzo difensivo, subito la forbice si apre. Alleggio, arresto, tiro di Visintin, non trova il canestro, soltanto primo ferro per lui. Dall'altra parte attacca Varese, lo fa con Frangos che cerca un avvicinamento a canestro, finisce per commettere violazione di passi. Sì, ottima la difesa qua di Fresno che ha tenuto l'uno contro uno e non si è mosso più nonostante il perno, nonostante la forzatura di Franco. Perciò adesso hai visto, Zao ha fatto un errore grosso vietato a tutti i giocatori, non ha trovato il ricevitore ma già aveva interrotto il palleggio, i compagni senza palla hanno dovuto fare molto più sforzo per ricevere e hanno ricevuto fuori dalle posizioni abituali per giocare l'uno contro uno con le giuste spaziature. Zie cerca e poi non trova Visintin che non riesce a controllare il passaggio del compagno, e allora il possesso che torna a Varese che si deve scuotere, ha bisogno di rosicchiare i punti di svantaggio. Noi ci auguriamo sempre che le partite finiscano sempre punto a punto per lo spettacolo, essendo spettatori assolutamente neutrali in questo caso. Sì, assolutamente neutrali, perché siamo qua per goderci anche noi lo spettacolo di questi ragazzi che stanno affrontando, alcuni già hanno affrontato i campionati maggiori e alcuni sperano di poterli affrontare. Frangos recupera il rimbalzo, Bongiovanni, poi per Zao, va Zao, finta di buttarsi dentro, poi la grande tripla da parte sua, punto numero 29. Che riporta meno 6 le lunghezze di svantaggio per la propria squadra. Adesso attacca la Stella Azzurra, lo fa con Innocenti che se la vede con Filipovic, non prende neanche il ferro Innocenti, il pallone è uscito e allora possesso che torna a Varese. Ci sono mini break da una parte e dall'altra, Antonio, adesso l'inerzia che sembra leggermente di nuovo favorevole a Varese. Appena Varese riesce a controllare il contropiede della Stella Azzurra, la Stella Azzurra fa un po' più di fatica a metà campo, anche perché con la palla sotto Varese è riuscita a raddoppiare e costringe a forzare delle palle perse. In questo caso invece è Innocenti, ha fatto un tiro senza ritmo perché non è riuscito a battere uno contro uno l'avversario. E intanto Filipovic trova il canestro, trova il fallo, andrà in lunetta con il tiro libero supplementare, si riavvicina in maniera prepotente Varese. Devo dire che però il linguaggio del corpo di molti ragazzi di Varese mi sta preoccupando, perché li vedo molto sulle ginocchia, stanno spendendo tantissimo da un punto di vista tra l'altro, sia in attacco che in difesa. Tra l'altro lo ricordiamo, Varese che è reduce da una gran partita di ieri, finita alla supplementare contro un'ottima Salerno, sì. Mentre che Stella Azzurra che ha beneficiato del giorno di riposo, che è chiaramente fattori che in una settimana di partite in cui si gioca ogni giorno sono tutt'altro che da sottovalutare. Qui intanto va a recuperare il rimbalzo Onzie e va a depositare a canestro, quindi riposo, quel sì, fattore che può essere importante. È importantissimo anche perché sono comunque delle energie fisiche e psiche che se ne vanno, e poi tu immaginati, comunque più avanzi più le partite sono difficili. Ci vediamo intanto all'ultima azione del secondo quarto di gioco con Zao che va a finalizzare, vediamo se c'è tempo per un'ultima conclusione da parte di Innocenti. Sì, il tempo c'è. Va Innocenti, va a sbagliare, secondo quarto che termina 34-37, partita bellissima in equilibrio, noi ci sentiamo dopo l'intervallo lungo. We'll be right back.
ancora in campo qui dalla Pala Padua di Ragusa per commentare questa terza partita di giornata tra Varese e Stella Azzurra, valida come quarti di finale di queste finali nazionali di Under 19. Ricordiamo che chi vince tra queste due formazioni domani incontrerà Bassano in semifinale. Io ti direi, Antonio, che chiunque sia la vincente fra le due squadre, si annuncia una bella semifinale con Bassano. Sicuramente sì, sicuramente sarebbe una grandissima sorpresa se arrivasse Varese. Tutti si aspettano che in finale, non in semifinale, ci possa essere la Stella Azzurra, però Varese ha 3 punti di svantaggio. Dovrà impegnarsi molto da questo punto di vista e trovare qualche punto di più a metà campo, perché fino ad ora da 2 punti a metà campo, cioè a metà campo a schierati, non hanno avuto tantissimo. Visintin va a depositare i 2 punti, porta a +5 il vantaggio della propria squadra. Dall'altra parte attacca Varese, lo fa con Zao. Adesso sì che Zao e Librizzi, Antonio, sono contemporaneamente presenti in campo. Subisce fallo qui Cuttini, dovrebbe essere sul tiro, non ho visto se l'arbitro ha dato i 2 tiri liberi. No. È rientrato Virginio. Sono rientrati col quintetto. Virginia adesso ha fatto 5 minuti di pausa nel secondo quarto, vediamo se rientra. E quei 5 minuti di pausa, la sua squadra comunque ha giocato bene. Ecco Librizzi. Il reverse di Librizzi per il punto numero 36. Si va con Innocenti, dall'altra parte buona la difesa di Virginio su di lui, poi arriva bene però a rimorchio Menalo. Sì, è stato bravo a muoversi senza palla, secondo me potevano concedere quelli di Varese un tiro da fuori, invece fanno andare sotto, anche perché vista l'altezza è più facile segnare sotto. E allora Librizzi, il pick and roll con Virginio, la palla per Cuttini, si va con Cuttini, si avvicina al ferro, va ad attaccare il canestro, va a segnare il punto numero 38, sono 41 invece quelli della Stella Azzurra, partita sempre vivissima. Hai visto adesso uno contro uno, è andato a fare appoggio con la mano debole, con la mano sinistra, è stato bravissimo, perché adesso comunque anche da un punto di vista atteggiamento la Stella Azzurra sta mettendo tanta intensità, però... E qui va a cercare il fallo Virginio, insomma, lo va a prendere. Sì, diciamo che la Stella Azzurra evita di far correre Varese e cerca di fermarli subito a metà campo col fallo tattico, cosa che dovrebbe fare, come abbiamo detto anche a microfoni chiusi, magari un po' di più anche Varese quando parte il contropiede della Stella Azzurra. Attacca sul meno 3 Librizzi, il pallone per Virginio, si muove benissimo Filipovic, viene servito ma fa buona guardia Menalo, che poi va da Innocenti, che va quasi a fintare la schiacciata, poi deposita semplicemente ma altrettanto efficacemente a canestro Librizzi, la conclusione è corta, diventa un assist per Virginio che subisce il fallo, ci saranno 2 tiri liberi per lui. L'uno contro uno delle guardie per ora sta diventando un po' il rebus da risolvere per D'Arcangeli, perché comunque sì. Librizzi ogni volta punta Visentin, va dentro. Sì, questo era un tiro probabilmente, non un assist. No, quello era un tiro assolutamente, solo che sul cambio difensivo sono arrivate le braccine di Menalo e non di Visentin. Adesso Visentin è uscito perché comunque sta soffrendo tantissimo l'uno contro uno. 2 punti che ha fatto la Stella Azzurra, guarda caso, in contropiede, altrimenti molta difficoltà difesa schierata. E Virginio fa 2 su 2 stavolta dalla lunetta. Di riposare. Menalo, il pallone per Salvioni, poi si va a prendere il pallone Innocenti, si va da Pugliatti, ancora Innocenti, il pallone dentro per Menalo che si gira, subisce il fallo di Filipovic, è il primo fallo di squadra ma era chiaramente sul tiro, quindi saranno tiri liberi per Menalo, è il secondo personale. Adesso Varese sulla palla sta a un braccio di distanza, vuole evitare di stare troppo attaccato al palleggiatore per non essere battuta o di dare contatto per dare un vantaggio al palleggiatore.
però adesso almeno si è trovato uno contro uno, spalla a canestro contro Filipovic, a cui Filipovic gli rende comunque almeno una ventina, 25 centimetri, e gli ha reso facile. Ha provato con un po' di mestiere a sbilanciarlo, ma non c'è riuscito. Fa 2 su 2 Menalo dalla lunetta, riporta 5 le lunghezze di vantaggio per la propria squadra e attacca adesso Varese con il solito Librizzi. Si muove Zao, viene servito, se la vede con Innocenti, va Zao, gli strappa il pallone dalle mani Innocenti, ma Virginio lo ritrova, poi si ferma dalla linea del 6-75 e va a mettere i 3 punti che portano sul meno 2 le lunghezze di distanza. Virginio modello Tardelli 82 con l'urlo liberatorio, adesso c'è stato Zao contro Innocenti, si è trovato un po' in difficoltà, mentre in questo poi c'è stato l'altro Librizzi che non riesce ora, ha qualche difficoltà a giocare uno contro uno perché contro Maglietti ha qualche problema. Virginio dalla lunetta non trova i 2 punti, ma l'extra possesso è rosso e allora attacca ancora Varese, lo fa con Filipovic, grande l'assist per Cuttini e pareggia i conti, 45 pari Varese a 6-10 al termine del terzo quarto. Antonio, la partita è bellissima, la partita è bella, il Golia e Davide stanno affrontando e si dimostra che comunque non serve solo altezza, ma serve tanta, tantissima determinazione, e i ragazzi di Varese stanno giocando con tanta testa e tanta voglia. Va più 2 Varese che adesso attacca con Innocenti, va a subire il fallo di Virginio, ci saranno 2 tiri liberi per lui. Terzo fallo di squadra per Varese, secondo personale per il ragazzo con la maglia numero 1. Bisogna, come ti dicevo prima, bisogna fermarli a metà campo. Pazienza, anche se le rotazioni di Varese sono ridotte, quando vedi che stanno prendendo un po' di vantaggio, quando vedi che stanno facendo un parziale, tu fai subito un fallo tattico a metà campo in modo da evitare che prendano entusiasmo e vantaggio. Sbaglia qui però Innocenti. Restano dunque 2 le lunghezze di vantaggio per la Stella Azzurra. Buono il secondo, più 3. Adesso Librizzi non porta più la palla perché sta facendo tanta fatica contro Maglietti, la fanno portare a Zao che magari può portarla più facilmente contro Innocenti, anche se mi sembra che Innocenti sta spendendo qualche energia in più per tenere. Qui non riesce l'azione di pick and roll con Virginio, parte la Stella Azzurra in attacco, il pallone per Salvioni, il fallo su di lui. Discutibile, usiamo un eufemismo per il coach Bizzozzi, lo sta facendo vedere con gli occhi. Perché sta trattenendo il labiale, ma su questo fallo c'è più di un dubbio, diciamo. Noi però ci atteniamo sempre alle decisioni arbitrali degli arbitri che prima di tutto sono più vicini di noi, al campo, insomma. Un po' di sport nazionale lo dobbiamo fare anche noi, cioè, da qua abbiamo sempre ragione, anche se ci sarà un motivo per cui siamo qua. Salvioni dunque in lunetta. Virginia, devo tornare in panchina, sì. Per forse terzo fallo. Sì, era il secondo prima, quindi sarà stato il terzo adesso. Terzo. Certo, è entrato con giusto atteggiamento, aveva messo la bomba, aveva preso fiducia, e dover uscire non è una cosa. Frangos al suo posto. Sì, adesso naturalmente è stato ridotto il livello fisico e anche, senza offesa per nessuno, di talento. Salvioni, buono il primo, 45-49. Non va il secondo, Cuttini a rimbalzo. Zao. Va Zao, aspetta che si posizionino i compagni, poi finta la tripla, vada Filipovic, attacca Filipovic, perde il pallone, la transizione di Stella Azzurra con Menalo che va a depositare i 2 punti, adesso break firmato Stella Azzurra.
rientra in campo. Sì, Coach Bizzozzi deve comunque ruotare i giocatori, deve rischiare qualcosa in più con Virginio, pazienza che abbia tre falli, però Filipovic non è proprio riposatissimo perché sta facendo tanto, sì, sulle due metà campo, e di conseguenza deve per forza rifiatare. Torna a portare palla adesso Librizzi, lo fa contro Maglietti. Va Librizzi, cerca di attaccare il ferro, appoggia al vetro, non trova il canestro. Forse si è intestardito troppo nell'azione personale. Qui grande azione della Stella Azzurra, manca il canestro Salvioni e poteva fare sicuramente di più. Poi fallo subito da Varese, il quarto di squadra Stella Azzurra, che dal prossimo dunque manderà sempre a tirare i ragazzi in maglia rossa. Salvioni ha voluto fare un ricamino in più invece di andare deciso a tirare. I ricamini vanno bene durante gli allenamenti, in partita bisogna essere decisi ed efficaci. Palla per Cuttini, fallo, e adesso tiri liberi dunque per Librizzi, perché è in bonus a Stella Azzurra. Librizzi. Sì, fallo di Maglietti, che oltre ad essere un grande difensore sulla palla ha provato a rompere il taglio di Librizzi, solo che non è stato considerato molto legale questo taglio. Sì. No. È stato dato. Si è tagliato, probabilmente c'è un graffio, c'è sangue e di conseguenza Maglietti deve uscire. No, ma sembra fallo che in fallo in attacco, infatti. Ah, chiedo scusa. Bravo. Lucido come pochissimi. Chiedo scusa. È stato fallo in attacco. Anche a me era sembrato fallo della difesa. Adesso fallo, altro fallo in attacco, un po' forse probabilmente di compensazione da parte degli arbitri. Diciamo che su questo taglio Fresno ha appoggiato la mano sul collo. Ora non so se è stato un proteggere il compagno Maglietti che aveva subito questo fallo. Adesso non so se fallo alla panchina, perché qui appena ti distrai un attimo, se ti distrai un attimo a guardare le statistiche o altro, sì, succede qualcosa. Mettetevi d'accordo, ragazzi, fate un cenno dal campo in modo che noi stiamo attenti e non facciamo una brutta figura. Tant'è, Innocenti in lunetta, dovrebbe trattarsi di fallo tecnico probabilmente. Sì, perché Bizzozzi sta continuando probabilmente alla panchina, sbaglia però Innocenti. Nel suo dialogo. Sì, sì, era solamente un tiro libero, dunque è stato un tecnico. E il possesso torna a chi ce l'aveva. Sì, il possesso torna a Varese. Lo scambio. Ora Varese ha bisogno di due punti, in qualche modo, stessa cosa per fermare il parziale. Cuttini da due punti, lo trova il canestro, punto numero 47. Se avessi saputo lo chiedevo prima, due punti. Attacca adesso Stella Azzurra. Anche qualcosa da bere, Cuttini, secondo te, se gliela chiedo? Attacca Stella Azzurra con Maglietti, ci prova da tre punti, la conclusione non va, tenta di prendere il rimbalzo Menalo, il possesso che resta in favore dei ragazzi in maglia rossa. Adesso si stanno alzando un po' il livello degli scontri, dei contatti, e c'è magari qualche contatto anche un po' più sporco, diciamo, sia sulla palla che lontano dalla palla. Zao fino in fondo, non trova il canestro, poi soffiano benissimo il pallone a Salvioni, che poi finisce per commettere fallo, almeno così ci è sembrato. Sì. Ci dovrebbe essere tiri liberi in favore di Librizzi, anche se ormai ci hanno fatto perdere qualsiasi sicurezza. Non ci possiamo sbilanciare, diciamo, fallo di qua e se ne vanno dall'altra parte. Era fallo di Salvioni e non l'ho visto, e per me ti confesso è troppo lontano, quelle palettine così piccole sono lontane. Librizzi, esce il primo. Sempre meno 4 Varese, che aveva trovato il pareggio qualche minuto fa, poi
ha preso nuovamente qualche punticino di vantaggio la Stella Azzurra, che adesso manovra in zona d'attacco con Fresno, il pallone per poi l'entrata ancora dello stesso Fresno in angolo. Benissimo Maglietti fino in fondo a realizzare. Sì, il piano tattico di Varese è fare uomo contro uomo, però stare a una distanza tale da non permettergli di penetrare. Gli sta concedendo il tiro, viste le percentuali bassissime da fuori della Stella Azzurra, e di conseguenza possono anche aspettarli per prendere, per anticipare la penetrazione o prendere sfondamento. 3 secondi per completare l'azione, Cuttini rischia di perderla, va alla conclusione, scadono i 24, Stella Azzurra che torna in possesso per questi 2:14 al termine del terzo quarto di gioco. Concediamogli qualche azione un po', sì, adesso deve per forza sistemare la fasciatura, ecco, l'ha sistemata benissimo. E concediamo anche a Varese qualche azione un po' più complicata, perché comunque l'intensità è alta e sono stanchi. Eh sì. Rimette il pallone in campo la Stella Azzurra. Maglietti a costruire questa azione di gioco. Maglietti, il pallone per Fresno, poi ancora per Innocenti, Cuttini su di lui, si avvicina al ferro, Innocenti non va, il rimbalzo è di Fresno, Zao a superare la linea di metà campo, Zao va da 3 punti, non prende il ferro, cerca di tenere il pallone in campo, Fresno non ci riesce, Stella Azzurra che è già dall'altra parte con Innocenti che tenta la tripla, la sbaglia, e allora Fresno ancora a rimbalzo per lui, il pallone per Virginio che torna da Librizzi, può attaccare Varese, va Librizzi, cerca di andare fino in fondo, trova il fallo, ci saranno 2 tiri liberi per lui. Diciamo che non è un fallo molto... molto sveglio, questa qua, hai tenuto benissimo l'uno contro uno, l'hai portato lateralmente, stava facendo un terzo tempo buttandosi all'indietro e non c'era bisogno di abbassare la mano. Però c'è un però, che Librizzi finora non è stato precisissimo, se così vogliamo dire, dalla lunetta. Ma secondo me Fresno questo non lo sa, era troppo preso dal momento agonistico. Come hai visto, adesso hanno concesso il tiro da fuori perché sono stati bravi quelli della Stella Azzurra, poi penetrare, scaricare, non si sono ammazzati più di tanto per fare il close out, per arrivare sulla palla, gli hanno concesso il tiro che naturalmente non è entrato perché per ora da fuori alla Stella Azzurra non entra. Ed entrano invece i due, e entrano invece i due liberi a Librizzi, che ovviamente mi doveva smentire subito, Visintin intanto, poi Menalo va a depositare, quindi a canestro. C'è lo smile. 50-55, attacca Librizzi, va fino in fondo, fallo ancora su di lui. Diciamo che se Cuttini si fosse messo con i piedi fermi era fuori dallo smile, nonostante ciò che possa dire la signora arbitro, era al di fuori dallo smile, ma se avesse avuto i piedi fermi sarebbe stato fallo in attacco, anzi avrebbe preso fuori dallo smile, c'era anche il rischio che fosse fallo suo. Ancora Librizzi in lunetta. Librizzi ti ha sentito? Sì, mi ha sentito. Aspetta un attimo, sì. Caro Michele. E continua, si gira e te la dedica. 4 su 4, ecco. Per lui. Vuoi parlare contro qualcun altro? Lo facciamo diventare un fenomeno. Ultimo minuto di questo terzo quarto di gioco. Attacca la Stella Azzurra con Maglietti, il pallone per Menalo che se la vede con Virginio. Poi si va da Pugliatti che attacca il ferro, non trova il canestro, trova invece il rimbalzo Virginio che si invola in transizione, cost to cost, trova il fallo. Sarà
l'ottavo fallo di squadra in questo terzo quarto da parte della Stella Azzurra. E diciamo che questo è trovatissimo, perché aveva fatto un arresto che è andato oltre la linea del canestro. Tirare da dietro il canestro, però è stato bravo lui, o è stato un po'... diciamo pollo l'avversario a fare questo fallo. Io stavolta non ho detto niente su Virginio. Così pareggiamo anche questo quarto, dai, se dici qualcosa. 53-55, 1 su 2 per Virginio. Va a sbagliare qui la Stella Azzurra in attacco con il suo numero 11, Visintin. E allora ultimo possesso della penultima frazione di gioco nelle mani di Librizzi. Librizzi fino in fondo, appoggia al vetro, non trova il canestro. La conclusione da lontano che non sortisce l'effetto sperato. Allora noi ci sentiamo all'inizio del quarto e decisivo tempo di gioco. Siamo italiani, facciamoci sentire, è il nostro europeo. Bring the noise. Don't stay home, go to Eurobasket. Bring the noise. Vi aspettiamo al foro, mi raccomando, bring the noise. Si ritorna in campo per l'ultimo quarto di questo terzo incontro di giornata, valido come quarti di finale di queste finali nazionali Under 19. Partita bellissima qui al Pallapardo di Ragusa tra Varese e Stella Azzurra. Attacca per il primo possesso del quarto la Stella Azzurra con Visintin, palleggio, arresto, tiro e canestro. Sì, lavoro sul pick and roll, è stato bravo Visintin adesso in testa a andare dentro, ha fatto un arresto, tiro che è nelle sue capacità. Adesso vediamo, dalle statistiche che finalmente ti posso raccontare, vediamo che comunque la Stella Azzurra ha 0 su 9 da 3 punti e perciò secondo me il piano di Bizzozzi potrebbe essere anche di consentire qualche tiro in più da 3. Sì. E intanto grande difesa Librizzi. Grande difesa di Librizzi, che fa una specie di gioco di prestigio e non consente la combinazione dei giocatori con la maglia nera. E allora ancora poi il pallone in angolo per la conclusione da 3 punti che viene sbagliata, lotta a rimbalzo Virginio, ma ne esce benissimo Visintin che fa tutto il campo, poi va ad appoggiare al vetro Menalo e allora break Stella Azzurra che adesso conduce per 59-53. Con Giovanni Frango lì dovevano fermarlo a metà campo per invece di consentirgli il più 6 in solitaria. Librizzi fino in fondo, appoggia al vetro, resta in scia Varese, 55-59, meno 4. Maglietti, il pallone poi
per la conclusione sbagliata, ma poi arriva Menalo che si prende il fallo. Ci saranno i tiri liberi per lui. Bongiovanni rischia le scudisciate perché è stato battuto, nonostante la spaziatura fatta, è stato battuto sul lato forte, cioè è stato battuto sulla mano forte dal fondo. Questo fa saltare tutto, fa saltare l'aiuto, fa saltare tutto, perché verso il centro avrebbe avuto l'aiuto del pivot, invece sul fondo non aveva nessuno. Non ha segnato subito Fresno, ma c'è stato il rimbalzo offensivo di Menalo e due punti, perché in questo momento adesso ogni canestro facile sarà sanguinoso, perciò bisogna comunque sudarsi ogni punto che si fa sarà sudato. 0 su 2 per Menalo, rimbalzo di Innocenti però, e dunque extra possesso Stella Azzurra. Adesso Innocenti va ad appoggiare al vetro, va a segnare e la Stella Azzurra comincia a fare sentire il fisico. Scambio fra Zao e Librizzi, c'è stato il fallo in attacco da parte di Virginio che chiedeva col movimento del corpo all'arbitro Tarascio il fallo in difesa. Tarascio invece ha preferito al contrario. Sì, probabilmente Tarascio ha visto i piedi di Virginio muoversi prima del tempo e allora ha pensato che fosse un movimento irregolare. Adesso la Stella Azzurra sta giocando col doppio play, sta giocando con Visentin e Maglietti contemporaneamente in campo, uno per dare talento, uno per dare intensità. Zie appoggia al vetro, non trova il canestro, parte Varese con i suoi esterni, con Bongiovanni, adesso con Zao, vada Librizzi, palleggio, arresto, tiro, la conclusione a segno, resta lì Varese. Sì, quintetto basso per la Stella Azzurra, via Menalo, dentro Visentin, dentro Fresno, dentro Pugliatti e dentro per Maglietti. Contrastare sicuramente le incursioni dei ragazzini esterni. Gol della Stella Azzurra, il primo canestro, 1 su 10 sì, da 3. Sì, Fresno lo mette Fresno. A segno Fresno, 57-64. Adesso Librizzi, si alza l'intensità della partita, 12 secondi per completare l'azione. Librizzi alleggio, arresto, tiro, la conclusione è corta e allora torna in attacco la Stella Azzurra, lo fa con lo stesso Fresno, la palla poi per Innocenti, tenta, non trova la tripla, si lotta al rimbalzo, ne esce benissimo ancora lo stesso Fresno che in questi ultimi minuti è un autentico fattore. Più 9 Stella Azzurra quando Zao va ad impostare l'azione d'attacco, il pick and roll con Virginio che va a subire il fallo di Innocenti. 11-4 di parziale in questo momento, deve rientrare Cuttini, deve rientrare Filipovic, terzo fallo di Innocenti, fuori il capitano Bongiovanni e fuori Frangos, torna col quintetto perché ha bisogno di questo, tranne Zao naturalmente, sì. Ha bisogno adesso di ricucire questo strappo, adesso bisogna vedere se i ragazzi avranno energie fisiche per farlo. Filipovic va a commettere fallo di sfondamento. Bizzozzi guarda altrove per non incrociare nessuno sguardo armato di fischietto, vuole evitare di esprimere i suoi sentimenti, avrà fatto un corso per la gestione della rabbia. Visentin, palleggio, arresto, tiro di Maglietti e la Stella Azzurra vola a più 11, a 6 e 9 al termine del quarto di gioco. Mini spot per noi. We'll be right back.
Si rientra in campo per questi 6 minuti da giocare. 11 di vantaggio per la Stella Azzurra, che più che meritatamente sta conducendo l'incontro. Zao fa tutto il campo, Zao poi cerca lo scarico fuori per Filipovic, si avvicina a canestro, prende fallo Filipovic, ci saranno 2 tiri liberi per lui. Adesso la Stella Azzurra sta facendo canestro nei momenti che contano, ha cominciato a fare canestro, stanno continuando a difendere. Adesso attenzione, i meriti, non si sa dove iniziano i meriti della Stella Azzurra e dove iniziano i demeriti di Varese, perché comunque sono stanchi. Dall'altra parte, in questo momento la Stella Azzurra fa ricevere chiunque, può ricevere chiunque di Varese tranne Virginio. C'è Fresno che sta facendo la corte serrata a Virginio per strappare un appuntamento stasera, e sarà sicuramente ai limiti dello stalker. 1-2 e meno 10 Varese. Pallone per Fresno, poi si va da Visintin, ancora Visintin, finto il tiro da 3, poi si va a servire in angolo Fresno, che cerca ma non trova la tripla. Come vedi, siamo messi a zona 2-3, perché per ora Stella Azzurra 1-10 da fuori, e allora si vuole coprire l'area per evitare, uno, tiri facili da dentro l'area, due, rimbalzi offensivi facili, e sfidarli a tirare da fuori, fargli perdere fiducia. Coach Bizzozzi sta studiando tutte. Librizzi se la vede con Maglietti, che non lo molla di un millimetro. Poi la pallone per Razzao, che cerca la via del canestro, non lo trova, e allora può ripartire la Stella Azzurra. E la pallone per Visintin, per linee esterne Fresno, va a pescare benissimo Innocenti in semigancio. Innocenti va a piazzare il punto numero 70. Innocenti è bravissimo a fare questo lavoro senza palla, di buttarsi dal lato debole dentro al centro dell'area, e i compagni lo sanno e lo aspettano. Virginio cerca il fallo, non lo trova, poi cerca la conclusione da 3, trova quella, 3 punti per Virginio, meno 9, partita ancora tutt'altro che chiusa. Ma assolutamente sì, perché stanno rimanendo lì, sono attaccati alla partita. Fresno si avvicina a canestro, perde per un attimo la maniglia, poi la ritrova, si lotta al rimbalzo, si ne esce, poi Cuttini, palla in mano, il pallone per Librizzi, possesso abbastanza importante per Varese, che attacca con Cuttini, il pallone lob per Virginio, che cerca la via del canestro, non lo trova, Filipovic a rimbalzo, 4 secondi per andare alla conclusione. Librizzi non trova il canestro, c'è il fallo in attacco. Filipovic, fallo di Filipovic, sì. Al rimbalzo, più ti avvicini al canestro più si sente il rumore delle ossa, ogni scontro, non si capisce se prendi cuoio o pelle. Visintin si va ancora dalle parti del numero 11 in maglia nera. Ancora Visintin in mezzo all'area per Innocenti, trova fallo, è il fallo di Librizzi. Filipovic e Zao si devono mettere d'accordo sul lato debole, chi va su quella palla. In questo momento non in due, e Zao poi non ha coperto il post alto. Zao, se Filipovic ha accoppiato, e Filippo ce la deve finire di farsi battere uno contro uno, lui può coprire il post alto, altrimenti si trova in due sulla palla, ma d'altra parte sono in 4-3. Terzo personale da parte di Librizzi, quarto di squadra invece per Varese. Quando Innocenti sbaglia il primo libero, restano 9 le lunghezze di vantaggio per la Stella Azzurra, diventano 10 in questo momento. Zao a portare il pallone, 3:40 al termine dell'incontro.
pallone per Filipovic, va contro Innocenti, il consegnato per Librizzi, cerca di andare fino in fondo, poi trova lo scarico per Zao, cerca anche lui la via del canestro, cambio di mano, si arriva a Virginio, non riesce a controllare il pallone, possesso che torna alla Stella Azzurra. Innocenti sta facendo un grandissimo lavoro sulla due metà campo, adesso sta stancando tantissimo uno contro uno per contenere uno contro uno, e infatti ogni tiro che fanno i ragazzi di Varese sono tutti in reverse per non prendere la stoppata. Visintin, pallone poi per Anzie, ancora Visintin da tre punti, la conclusione che non va, lunghi della Stella Azzurra che hanno mani dappertutto ma stavolta portano il pallone fuori. E guarda caso Innocenti era là, adesso lo vedo che ansima con un livello cardiaco molto alto, sarà molto stanco ma ha capito, mancano tre minuti, si spenderà gli ultimi tre minuti. Ultimi tre minuti che vengono sul meno 10, Varese attacca per cercare di rosicchiare qualcosa ma la tripla di Filipovic non sortisce l'effetto sperato, ovvero la via della retina. Dall'altra parte attacca la Stella Azzurra, lo fa con Fresno. Va a Fresno per Innocenti, palleggio, arresto, no, anzi assist per Anzie. Sta costruendo questa vittoria, la sta costruendo negli ultimi minuti Innocenti, concludendo lui o facendo concludere i compagni. E in questo momento è il giocatore che fa la differenza anche come atteggiamento difensivo. Ci prova qui da 6.75 Varese, è una delle poche cose che può ancora fare grazie ai propri esterni tiratori, anche perché una partita a 2.17 dal termine che perdi di 12 punti. Il problema è che hai fatto 38 minuti al massimo e anche le gambe incominciano ad essere un po' pesanti, non è facile, e poi soprattutto sai benissimo che non c'è il rimbalzo. Sì. Virginio cercherà anche lui probabilmente il tiro da tre, così è. Virginio attacca e mette la tripla. Meno 9 Varese. Partita saldamente in mano alla Stella Azzurra, ma Varese che si vuole fare pericolosa in questo finale, lo vuole fare adesso ancora con Librizzi. La tripla di Visintin non prende il canestro, trova soltanto il ferro, e allora continua a scorrere il cronometro a tutto vantaggio della formazione di coach D'Arcangeli, che è vicinissima alla semifinale, che vedrà la vincente di questo incontro domani giocare con Bassano. Dall'altra parte da tre punti non trova il canestro Fresno, e allora Librizzi che gioca per Zao dai 6.75 sul primo ferro, soltanto un minuto e 15 secondi al termine. Sono stanco per loro, devo dire la verità. Buonissimo l'assist qui per Anzaie, palla toccata da Cuttini, possesso Stella Azzurra, passano i secondi e le speranze di recuperare di Varese si assottigliano sempre di più. Anche perché comunque se la prima linea difensiva non fa opposizione, poi la palla in alto la prende sempre Anzaie, perciò. E comunque per gli ultimi 5 minuti l'MVP è Innocenti, gli ultimi 5 minuti, perché ha preso la squadra per mano nell'ultimo quarto e sta facendo tutto lui, attacco, difesa, passaggi, rimbalzi. Adesso hai visto, era fuori dalla linea dei tre punti in posizione di play ed è andato a spezzare il rimbalzo. Dice, ma cos'è, si materializza da una parte all'altra del campo? Gran giocatore quello con la 12 in maglia nera, attacca senza fretta qui la Stella Azzurra, lo scarico per Visintin, questa è la tripla che è della semifinale, questa è la tripla della semifinale. Chiama time out coach Bizzozzi. Come mai un allenatore in questo caso chiama time out? Cosa vuole dire ai propri giocatori, Antonio? Hai due possibilità: o pensi che l'hai persa e vuoi ringraziare i ragazzi per l'ultima stagione, oppure dici ci giochiamo fino all'ultimo, facciamo un tiro rapido in attacco, fallo immediato,
e cerchiamo di giocarcela tutta. Naturalmente tutto parte da 6 sul meno 12. 6 sul meno 12, 53, sono 4 possessi. Io propendo più per la prima ipotesi. Sì, però vedo che sta dando le indicazioni. In questo caso vuol dire che se la vuole giocare, probabilmente sta costruendo un tiro veloce, perché adesso si giocherà a metà campo, costruirà un tiro veloce, un fallo immediato. Se entra il tiro magari potrebbe anche pensare di fare pressione con raddoppi, anche se contro una squadra dove l'altezza media è superiore alla tua c'è il rischio che si passino la palla sulla testa e allora magari farà subito fallo. Vediamo questi ultimi 53 secondi. Varese che è anche in bonus e questo in questo momento è a vantaggio di Varese, perché qualora andasse al fallo sistematico almeno sì, avrebbe la possibilità di fermare il cronometro. Se non segnano è a vantaggio suo. C'è da dire che i primi tre quarti la Stallazzurra ha tirato col 45% di tiri liberi. Magari significa che uno su due continua a farlo, però uno su due a 53 secondi con 12 guarda di vantaggio vanno a rimettere e allora vuole partire uno contro uno, sì. Vuole partire uno contro uno per giocarsi da tutto campo e fare un tiro facile da sotto. Allunga la difesa delle frecce adesso partire. Sì. Abbiamo già la posizione dei due giocatori, sì, in avanti, sì. Si apriranno per ricevere lo scarico e tirare da tre punti, infatti ha messo Virginio e, sì, e Cuttini in angolo. Librizzi va per Zao in angolo. Zao, il pallone viene toccato da Librizzi. Come vedi anche coach d'Arcangeli, l'ordine è uno contro uno, faccia a faccia, non importa se sei sul lato forte o lato debole, sulla palla massima pressione, lato debole, faccia a faccia per evitare, tanto tireranno da tre, perciò evitiamo gli aiuti per non alimentare gli scarichi. Fuori. Possesso adesso Stellazzurra. Penso che si sia finita. Sì. Si avvia a vincere la squadra di D'Arcangeli più che meritatamente contro una Maidoma Varese. È stata una partita assolutamente bella, godibile dal punto di vista tecnico e dello spettacolo. Intanto Librizzi va a depositare a canestro il punto del meno 10, ma 17 secondi sono davvero troppo pochi. Fa fare comunque fallo Zao per fermare il cronometro, manda Visintin in lunetta. Ecco, adesso probabilmente coach Bizzozzi farà i complimenti ai suoi ragazzi. Era più che altro per fare anche il cambio. Adesso sta parlando con i ragazzi dell'ottima stagione che hanno fatto e dell'ottima prestazione, perché questa significa chiudere alla grande un'ottima stagione. Mi ha sempre incuriosito questa cosa di fare i complimenti alla squadra durante il time out e non magari subito dopo o in albergo oppure no, durante la riunione come se il time out in campo fosse comunque un momento più denso di significato, no? Tutto quello che avviene in campo sono gli scontri, tutto ciò che si crea dentro il campo ha un valore diverso. Anche venire ringraziato, farsi complimenti a vicenda in campo significa azzerare tutto e dire: ragazzi, non siamo una squadra, siamo una famiglia e di conseguenza stringiamoci, abbiamo fatto un ottimo lavoro, facciamoci complimenti da soli, perché tanto sappiamo noi i sacrifici che abbiamo fatto ed è giusto che ci facciamo i complimenti qua. Quando si finirà la partita se li faranno con tutto lo staff al completo e tutte le persone che hanno contribuito a questo. Mette il primo Visintin, mette anche il secondo. Domani la Stella Azzurra andrà a giocarsi una bellissima semifinale con Bassano e andrà di scena sempre qui alla Pala Padua di Ragusa. Ultimo possesso per Varese che non trova il canestro, finisce 66-78. Esce di scena Varese con i complimenti di tutti, con ancora più complimenti da parte nostra. Va avanti in semifinale la Stella Azzurra. Domani, lo ricordiamo ancora una volta, troverà Bassano da parte di Michele Farinaccio con la collaborazione di coach Antonio Brugaletta. È tutto, io vi lascio al prossimo match di giornata, arrivederci.
Siamo italiani, facciamoci sentire, è il nostro europeo. Bring the noise. Don't stay home, go to Eurobasket. Bring the noise. Ti aspettiamo al foro, mi raccomando, bring the noise.